Buonasera, bentornati all'appuntamento con lezioni da chef, cucina e territorio. Come potete ben vedere, vi saluto da Pesco Costanzo in compagnia del nostro chef del ristorante La Corgnola, Concezio Gizzi. Buonasera, buonasera Jennifer, bentornati a Pesco Costanzo. Che bello venire qui, Concezio, il paesaggio è meraviglioso. Noi in questa trasmissione, in questo format, con la collaborazione del Consorzio Qualità Abruzzo, cerchiamo di raccontare il territorio, i produttori, e tutto questo è abbinato a delle lezioni di cucina. E qui a Pesco Costanzo abbiamo davvero un caciocavallo che è, lo posso dire Concezio, la fine del mondo, è veramente buonissimo. Sì, qui a Pesco Costanzo diciamo che siamo ricchi di caciocavalli, nel senso che la nostra pastorizia è molto legata alla storia del caciocavallo, quindi avendo un sacco di mucche, un sacco di capi, a Pesco Costanzo il caciocavallo diciamo che fa da padrone. Davvero spicca per il suo profumo, la sua consistenza particolare. Noi oggi utilizzeremo il caciocavallo dell'azienda agricola Trozzi, che poi, come sempre, andremo a conoscere alla fine della lezione di cucina. Vi porteremo proprio all'interno di questa azienda, vi faremo scoprire segreti, territorio e tutto ciò che ruota intorno a questo mondo dei produttori, che è davvero un mondo bellissimo e che veramente ci teniamo moltissimo a farvi conoscere nel corso di queste puntate. Allora, Concezio, oggi tu ci farai una lezione di cucina, una lezione tecnica che ha proprio come protagonista questo prodotto, il caciocavallo, che noi siamo abituati a mangiare così, tagliato a fette, ed è buonissimo, ma in realtà si può utilizzare in moltissimi modi. Allora, intanto diamo un po' una piccola infarinatura del caciocavallo, quindi parliamo un po' del caciocavallo un po' in genere. Allora, il caciocavallo ha diverse stagionature, quindi vengono usate in cucina, dipende dal tipo di piatto che dobbiamo realizzare e come realizzarlo. Questo piatto che realizzeremo oggi viene fatto da un caciocavallo molto giovane, quindi questo è un caciocavallo che avrà un mese e mezzo di vita, non di più, perché il caciocavallo, come sappiamo, più va avanti con il tempo, più va avanti con l'invecchiamento, e più aumentano i sapori che ci sono all'interno, quindi deve essere un po' più piccante, un po' più forte. Quindi sul piatto che noi andiamo a realizzare oggi non ci servono quelle caratteristiche, ma vogliamo una caratteristica un po' più delicata del caciocavallo, quindi andremo a utilizzare questo caciocavallo un po' più fresco, quindi meno stagionato. Bene. È un caciocavallo a pasta filata da latte vaccino, ha questo colore giallo paglierino all'interno e un giallo un po' più scuro all'esterno. È stupendo. Quindi molto compatto come si vede, e poi con lungo andare, con la stagionatura, diciamo che questo si compatta ancora di più, la pasta interna viene quasi un po' sfogliata e diciamo che inizia quasi un po' a lacrimare all'interno il caciocavallo, quindi inizia a tirare fuori un po' di grasso. Però questo lo andiamo a vedere quando il caciocavallo ha già un po' più tipo 6-7 mesi, 8 mesi, che comunque sia inizia a essere bello stagionato. E niente, la realizzazione di questo piatto che faremo oggi è una spuma di caciocavallo. Quindi gli ingredienti sono pochissimi, andremo a utilizzare un classico sifone da cucina che adesso si trova normalmente in tutti i negozi di casalinghi, un robot da cucina dove andremo a cucinare il caciocavallo per scioglierlo e quindi per creare questa spuma. E questa spuma noi andremo a accompagnarla a un piatto, adesso siamo quasi a fine estate, inizio autunno, e abbiamo cercato di raccogliere gli ultimi prodotti dell'orto, quindi le ultime zucchine, gli ultimi pomodori. Quindi andremo a creare un tortello ripieno di zucchine, con all'esterno dei pomodorini canditi, e andremo a completare il piatto con questa spuma di caciocavallo. Quindi noi faremo una lezione tecnica proprio su come si realizza questa spuma di caciocavallo, e poi vi faremo vedere anche un piatto che si può realizzare con questa spuma che abbiamo ottenuto. Ma come sicuramente il nostro Concezio ci spiegherà, poi questa spuma si può utilizzare in tanti modi, vero? Sì, poi in base alla consistenza che noi andremo a utilizzare ci potremo fare la spuma togliendo il sifone e creando solamente la crema, aumentando il contenuto del caciocavallo potremmo realizzare anche un ripieno di un tortello, oppure una salsa da abbinare a un fungo porcino arrosto, non lo so. Quindi ci sono diversi metodi, cioè diversi usi per questo caciocavallo. Quando il caciocavallo è molto più stagionato diciamo che non lo utilizziamo per i ripieni, ma diciamo che lo andiamo a utilizzare più che altro sul condimento, ecco, tipo può essere grattugiato su un piatto di pasta per far esaltare il sapore, anche perché utilizzarlo fresco
su un piatto di pasta è come se si va a perdere tutta la sua caratteristica, ecco. E la realizzazione di questo piatto è molto semplice. Andremo a usare il nostro caciocavallo che già abbiamo tagliato e preparato, del latte e della panna. Quindi con un robot di cucina andremo a mettere il nostro caciocavallo all'interno. Poi mettiamo il nostro caciocavallo all'interno del nostro robot. Aggiungiamo il latte. Intanto andiamo a frullare. Allora, adesso andremo a cucinare il nostro caciocavallo a una temperatura di 37-40 gradi. Per quanto tempo, Concezio? Per una decina di minuti. Stando attento a non far cuocere troppo il caciocavallo, se no inizia a filare. Sono appena trascorsi 10 minuti, Concezio, qual è il prossimo passaggio? Allora, adesso andremo ad aggiungere la panna e andremo a frullare il nostro... Senti, Concezio, sì. C'è una proporzione da rispettare più o meno? Allora, per esempio... Diciamo, questa dose che abbiamo fatto sono 160-170 grammi di caciocavallo. 180-200 grammi di latte, ok, e all'incirca un 200 grammi di panna. Ok, quindi ci dobbiamo ricordare 20 grammi in più di latte rispetto al caciocavallo e 20 grammi in più di panna rispetto al latte. Sì. Allora, una volta frullato, vedremo il contenitore e andremo a passare . Dobbiamo stare attenti perché se va sempre passato, perché metterlo all'interno del sifone, se poi ci sono quindi qualche grumo... Quindi qui abbiamo grumo, caciocavallo qualche... e latte, giusto? Questo caciocavallo, latte e panna. Sì. Quindi questa operazione serve eventualmente a filtrare... Sì, dovremmo filtrare perché, come vediamo, c'è rimasto qualche pezzettino di caciocavallo. Okay. Piccolissimo. Solo che se noi non filtreremo il nostro ripieno, quando andremo a metterlo nel sifone, praticamente non esce. Ok. Quindi una volta passato, dovremmo anche vedere come rimane. Diciamo dei piccoli pezzettini che sono all'interno. Ma veramente evitiamo pochissimi. Questo. Sì, anche perché il caciocavallo è bello frullato. Quindi andremo a mettere il nostro composto all'interno del sifone. Mi raccomando, lasciamo sempre un tre quarti dello spazio, quindi non andremo a riempirlo fino all'orlo, quindi se no una volta che aggiungeremo il gas, quindi non si andrà a montare la nostra spuma. Carichiamo con due ricariche di gas. E praticamente la nostra spuma possiamo dire che è fatta, giusto? La nostra spuma è fatta, sì. Di solito io la faccio stare un paio d'orette, tempo che la spuma si stabilizzi un po'. Ok. E poi l'andremo, prima di servire e di andarla a mettere sul nostro piatto, la riscaldiamo in un bagnomaria a una temperatura di 35-40 gradi per mantenerla tiepida, anche perché se la andremo a mettere fredda sul nostro tortello, quindi andiamo a rovinare. Sì. E la nostra spuma è pronta. E la nostra spuma è pronta, a questo punto vi faremo vedere come si realizzano i tortelli. Allora, Jennifer, con questa spuma abbiamo realizzato questo piatto, molto semplice anche da realizzare a casa, con pochi ingredienti. Quindi andiamo ad utilizzare delle zucchine, dei pomodorini canditi che sono fatti, sbollentati, abbiamo tolto la pelle e conditi con olio, sale, zucchero, un po' di timo,
limone e arancio, che infornati, buone. E quindi avremo questi pomodorini canditi che poi ci servirebbero per completare il piatto. Le zucchine abbiamo fatto due passaggi, delle zucchine le abbiamo stufate con della cipolla, e le abbiamo cotte, le abbiamo frullate e abbiamo ottenuto il ripieno del tortello. Invece le altre zucchine le abbiamo fritte, così ci daranno quella parte croccante che ci serve nel piatto. Che bontà, Concezio! Quindi praticamente il ripieno del tortello è fatto con le zucchine? Zucchine, sì, un po' di cipolla e dentro ci abbiamo messo qualche fogliolina di timo e un po' di basilico solamente per dare un po' più di sapore. Quindi davvero molto semplice. Un piatto vegetale se non fosse poi per l'utilizzo del caciocavallo. Del caciocavallo. Quindi un piatto vegetariano stiamo realizzando. Questi sono gli ultimi ingredienti che abbiamo trovato nel nostro orto, quindi adesso andremo avanti per un'altra settimana, dopodiché lo toglieremo. Bene, allora cominciamo. Adesso facciamo vedere il nostro tortello. Questa è una classica pasta all'uovo, metà semola, metà farina 00, con una percentuale tipo 100 grammi di semola, 100 grammi di farina 00, e all'interno ci abbiamo messo due uova. Comunque, per chi avesse dubbi su come fare un'ottima sfoglia all'uovo, abbiamo fatto una lezione con il grandissimo Peppino Tinari di Villa Maiella, e quindi potete andare su YouTube dove trovate tutte le lezioni della nostra trasmissione e rivedere un po' come si fa la sfoglia all'uovo. Andiamo a realizzare i nostri tortelli, molto semplici, con un coppa pasta andremo a ricavare dei dischi. A casa Jennifer tutti quanti penso che avranno un coppa pasta. Sì, ma se non abbiamo il coppa pasta magari facciamo una. Sì, possiamo fare il classico raviolo. Certo, coppati sono molto più belli. Sì. E noi qui facciamo delle lezioni di tecnica in cui insomma cerchiamo veramente di darvi quel consiglio in più, di fare la differenza e quindi di spiegarvi anche come fare per realizzare un piatto in maniera professionale. Quindi ci rivolgiamo ai nostri telespettatori che ci seguono da casa, ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della cucina in chiave professionale. Certo. Il nostro ripieno non è frullato troppo finemente, perché cercheremo all'interno del tortello anche un po' il croccante, quindi con la zucchina, ancora un pezzettino di zucchina, un pezzettino di basilico, che si esalta ancora di più il sapore. Quindi comunque dobbiamo percepire la consistenza del ripieno. Certo. Sono bellissimi, Concezio. Sì, una volta che hai preso la mano, diciamo, sì. Diciamo che va subito. Quindi una volta chiusi il semicerchio andremo a formare i nostri tortelli. Proprio i nostri tortelli. Poi anche questi pomodorini canditi che tu hai preparato sono molto versatili, perché li possiamo utilizzare in cucina in mille modi. Sì, li potremo accompagnare in diverse situazioni, come può essere, ecco, una crema di caciocavallo con sopra potremo utilizzare dei pomodorini canditi, quindi andremo a completare questo. Fantastico, sì, anche su una bruschetta. Certo, non so. Su una bruschetta. Questi poi una volta preparati, Concezio, per quanto tempo si mantengono i pomodorini canditi? Allora, questi qua una volta preparati noi li conserviamo sotto vuoto. Ok. Quindi poi mantengono, sì, 10-20 giorni, poi dipende anche dell'utilizzo. Quindi. Bene. Allora, una volta preparati i nostri tortelli, andremo a cuocere i nostri tortelli in acqua bollente per un paio di minuti, anche perché la pasta è molto sottile, quindi 2-3 minuti i nostri tortelli saranno pronti. Jennifer, intanto che i tortelli cuociono, sì. Con i nostri fiori delle nostre zucchine, quanto sono belli, andremo a togliere, questi già sono precedentemente lavati, togliamo solamente la parte interna del okay. nostro fiore e li andremo a tagliare, così poi ci completiamo il nostro tortello. Questi si possono mangiare crudi, sì. Sì. Buoni, sì. Li teniamo qui da parte. Allora, i nostri tortelli sono pronti, si stanno scolando un po' dell'acqua in eccesso e abbiamo tutti gli ingredienti per realizzare per comporre il nostro piatto. Quindi possiamo impiattare. Quindi possiamo impiattare. Vai, Concezio. Quindi andremo a posizionare i nostri tortelli
all'interno del piatto. Ecco, aggiungeremo un po' di filetti di pomodorini canditi. E sì, poi vanno cerchiamo a dare anche di... quella nota, accendono un po' il piatto. Di far capitare un filetto di pomodoro per ogni tortello, così quando prenderemo tutto in bocca avremo tutte le note e tutti gli elementi del... Aggiungiamo dei filetti di fiori, giusto un paio. Le nostre zucchine croccanti. Sempre cerchiamo di far capitare... Un trionfo di colore questo piatto, ma secondo me anche di consistenze diverse e di conseguenza un trionfo di gusto, Concezio. Ok, e completiamo... Con il protagonista. Con la nostra spuma di caciocavallo. Che è la protagonista della nostra lezione. Vado? Vai. Che meraviglia! Che meraviglia, Concezio! E questo è il nostro piatto. I miei complimenti a te per innanzitutto per la lezione. Grazie. Perché veramente ci hai dato degli argomenti molto utili e vi abbiamo veramente insegnato come con un po' di tecnica si riesce ad ottenere una preparazione che in cucina veramente può essere utilissima. Detto questo, poi io volevo ringraziare anche l'azienda Trozzi che ci ha dato questo caciocavallo che è eccellente, e ricordare quanto è importante un'ottima materia prima per poter realizzare un piatto che sia buono, un piatto che sa d'Abruzzo, certo, e che racconta il nostro territorio e Concezio. Allora, come promesso ad inizio puntata ai nostri telespettatori, a questo punto che cosa facciamo? Ce ne andiamo a fare un viaggio stupendo, rimanendo sempre a Pesco Costanzo, presso l'azienda agricola Trozzi. Il maestoso palcoscenico montuoso del Monte Rotella e i dolci pascoli alle sue pendici. È qui che nel lontano 1860 nasce l'azienda agricola Trozzi, un'antica masseria nella piana di Sant'Antonio, a due passi dalla bellissima riserva naturale del bosco omonimo situato a Pesco Costanzo, nel Parco Nazionale della Maiella. La tradizione agricola qui è di famiglia, vite interamente dedicate all'agricoltura e all'allevamento con dedizione e sacrificio, tramandando la passione e l'esperienza di generazione in generazione. È una sfida non facile nell'epoca del consumismo, ma l'azienda Trozzi, spinta dall'attaccamento alle sue radici, decide di rilanciare valori come semplicità e autenticità, dedicandosi alla produzione di prodotti caseari. Il mio primo ricordo in azienda è proprio mia nonna che faceva il formaggio in casa, e quindi sapori, odori, profumi ti rimangono. Io ho sempre vissuto in azienda. Però ho avuto anche modo di allontanarmi e di visitare altri posti, quindi di uscire, però sapevo che comunque dovevo ritornare alle origini, però mi ha fatto bene uscire e riportare, diciamo, questa innovazione qui in azienda. Thank you.
L'azienda è orientata alla ricerca di un elevato standard di qualità e gusto. Le mucche sono allevate al pascolo e bevono acqua della sorgente, preservando uno stile di vita sano. Hanno scelto il processo di lavorazione tradizionale con il latte crudo. Per questo i loro prodotti conservano tutte le caratteristiche organolettiche del territorio, preservando profumi e sapori d'altri tempi. La caratteristica più importante dei nostri prodotti è proprio la lavorazione, che è una lavorazione al latte crudo, quindi preserviamo tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto. Ogni mattina noi lavoriamo in questo modo. Il latte viene comunque conservato in frigo a una temperatura di 2,5-3 gradi. E nel momento in cui viene il momento della produzione, viene preso questo latte, viene messo in una polivalente in cui viene riscaldato a una temperatura di 39 gradi. Il latte, una volta portato alla a una temperatura di 39 gradi, viene messo in queste vasche e viene aggiunto del caglio che agisce in un 20-30 minuti per far separare, diciamo, la parte solida da quella liquida. Si prende la pasta e viene poggiata sul tavolo per poi essere tagliata e lavorata. Il nostro prodotto di punta è il caciocavallo, che ha due caratteristiche importanti. La prima è il colore, che è un giallo paglierino. Questo colore viene conferito dal beta carotene, che si trova nelle piante, nei fiori, nelle piante, che conferisce questo sapore naturale e autentico. La seconda caratteristica è proprio quel gusto particolare. Il territorio è una parte fondamentale del mio prodotto. Abitiamo in questa riserva naturale, che è il Bosco di Sant'Antonio, e quindi quello che mangia la mucca, quello ridà. La caratteristica proprio del mio prodotto è proprio questo giallo intenso, che è dovuto al fatto del beta carotene che si trovano nelle piante e nell'erba. Questo ci consente comunque di portare sulle tavole dei nostri clienti un prodotto genuino. L'azienda nasce nel 1860, il casale del 1860, però diciamo i miei nonni l'hanno comprata molto dopo, e nasce tutto da lì. Il momento in cui l'hanno acquistata è stata risistemata all'interno, comunque era un vecchio casale. Quindi, partendo dai miei nonni, che hanno fatto sacrifici e poi tramandati ai miei genitori, diciamo, ho preso in mano io la situazione. I miei nonni si occupavano comunque degli animali e di tutto quello che c'è stato da fare in campagna. 2 anni fa ho deciso di prendere in mano la situazione e non più vendere il nostro latte, ma comunque trasformarlo e far assaggiare i nostri prodotti, a far conoscere i nostri prodotti al cliente, alla gente, al turismo che c'è qui in zona, che è molto. Il nostro prodotto è comunque per lo più fresco, quindi mozzarella, cioè fior di latte, oppure scamorza passita, ricotta, primo sale, burro. Io sono il casaro, quindi la produzione me ne occupo io e mia madre. Il mio padre si occupa più della mungitura, quindi della stalla. La nostra vendita è proprio qui in azienda, anche se io faccio il servizio comunque con il furgoncino porta a porta tra i paesini nostri, perché mi piaceva il fatto che comunque il turista veniva qui e guardava, cioè vedeva la realtà in cui siamo e sa quello che si sta mangiando soprattutto.